Devo dire che il contributo che SAS sta dando alla pubblica amministrazione va avanti da molti, molti anni. SAS è presente sul mercato della pubblica amministrazione, diciamo, anche da quando il Forum PA ha iniziato i primi convegni, quindi diciamo da 30 anni fa almeno. È un'azienda che produce software per l'analisi dei dati, è privata, investe in ricerca e sviluppo una grande quantità di soldi ogni anno. E soprattutto, oltre che la tecnologia, SAS mette a disposizione i propri specialisti assieme a tutto l'ecosistema dei partner. Devo dire che la modernizzazione della pubblica amministrazione non può più prescindere dalla consapevolezza dell'importanza e della centralità del dato. Dato certificato, in un'epoca di fake news dilaganti, il dato deve essere certificato e condiviso. Ecco, la filiera del dato che SAS propone è una filiera che si basa su tre pilastri: l'integrazione del dato, la qualità del dato ai fini statistici e non informatici per poter ottenere un dato certificato, integrandole anche col mondo open source, con la nuova piattaforma SAS Viya disponibile da qualche anno, la componente di analisi dati, il mondo delle simulazioni, delle previsioni, il mondo del data mining che permette di correlare i dati partendo da una popolazione e un approccio bottom up e che individua le anomalie non visibili a occhio nudo, elimina i falsi positivi. Quindi il sistema di controlli che vanno a botta sicura e la parte dell'utilizzo, della fruizione del dato. Ecco, in questo ambito, diciamo, anche la nostra offerta SAS for Open Hub permette di produrre e pubblicare i link open data nel modo più efficace possibile. Abbiamo anche diversi esempi a riguardo e questa è una grande opportunità che abbiamo. Tutto non può prescindere da un punto fondamentale, che è quello delle competenze analitiche, e in questo senso devo dire che SAS offre programmi sempre più moderni. Abbiamo lanciato la SAS Academy for Data Science con 300 corsi di formazione online e 200 laboratori virtuali. Questo per far sì che anche nel mondo pubblico si passi da una sicurezza del proprio posto di lavoro alla sicurezza delle proprie competenze.